ci sei. Quando non sei più di nessuno e nello specchio riconoscerti felice finalmente di come sei. Ami per trasformare quella attesa in ogni tuo perché c'è vita nella mano. Io sono sinceramente convinto che questa vostra presenza sia non solo significativa per Fonopoli, che faccia capire quanto Renato vi stia chiedendo, non per il fatto che forse in discoteca ci sareste venuti comunque, però ecco, ci state venendo per una ragione che è assolutamente diversa e meno frivola delle altre sere che passate in discoteca. Questa sera avete fatto un biglietto e inconsciamente lo avete, o consciamente come credo, l'avete regalato a quest'idea. Io cercherò naturalmente di avvicinare le distanze, di fare in modo soprattutto che l'idea che Fonopoli nasca, e spero nascerà, a Roma non sia per molti di voi un limite credere che Roma sia al solito la capitale del mondo o comunque su di essa gravi quest'onere di doverla scegliere necessariamente tutte le volte che si vuol fare un grande progetto. Roma geograficamente è il posto che unisce l'Italia, perché è a metà strada fra il sud e il nord, soprattutto fra un sud che viene ancora maledettamente schifato, non parlo solo dalle leghe, ma da un discorso proprio sociale, laddove i meridionali sono ancora le uniche persone che danno segni di vita. E vi dico dove danno segni di vita, perché quando si tratta di studiare, per esempio, se vuoi trovare una persona illuminata, che fa l'università e la fa con coscienza e con grande passione, devi andare nel sud. Si riscalda ogni tanto e poi bisogna spingere la valvolina e eccolo, è una moca sti impianti. Se ci fosse Nino Manfredi direbbe più lo mandi giù e più rimane giù. Insomma, volevo dirvi, no? Questo sud, no? No, perché me ne va. C'è un altro? È colpa del microfono? Ah, ecco. Dico, questo sud è ancora in grado di... Perché c'hanno un altro metabolismo. C'hanno un altro metabolismo. Ma io voglio dire una cosa, se rompe il microfono al Papa domenica, ma chi ci rimane là sotto? Papa c'ha i santi però, che stanno al VIX. Siamo al nord. E devo dire che naturalmente se vi devo fare un complimento ve lo faccio subito, così ce lo leviamo subito dalle palle questo encomio. Io sono stato capito all'inizio della mia carriera da tre importanti realtà. La Toscana, non lo dico in forma... Non pensate al Sanremo, alla Hit Parade, a queste forme aberranti di classifiche. Lo dico in generale perché sto partendo da Roma e trovo la Toscana, l'Emilia Romagna e il Veneto. Non è che dopo quello ho detto di quell'altro, non mi hanno capito, sono tutti una massa di stronzi. Però dico, in questo percorso qui ho trovato immediatamente quella simpatia, quell'amicizia, quel supporto che probabilmente a casa mia ci ho messo molto più tempo ad ottenere, in una Roma che sa essere saggia, sa essere anche molto spontanea, però alle volte anche un po' negligente, un po' pigra. Sono romano e devo riconoscere i nostri difetti. Siamo... Ma sì, Renato, chi è?
bravo, come napoletani uguali, siamo cugini. Allora, che altro vi devo dire? No, è che, ma come una volta che mi riesce finalmente. Ho parlato del Papa, sì, Marcello. No, dico, una volta che riesco finalmente a parlarvi come... Lui lavora alla SIAE, c'è becca la stecca, ogni volta che canto più su lui va lì, è un agente della SIAE e gli danno il 20%. No, no, vi vorrei intanto far presente che tutto è rimasto esattamente com'era. E non solo il fatto di essere qui in una discoteca e di ricominciare a ricucire un attimino, perché poi questa è una cosa che prima o poi, ragazzi, la dovrete fare tutti, che questa bella esaminazione. Ma che c'è qui, un influsso malefico? Ma che c'è qui, De Agostino, che c'è? Dico, questo assembramento di notizie, di flash, di visi, di indirizzi, bisogna farlo sempre. Io lo faccio almeno, non dico una volta al giorno, perché ci sono delle sere che arrivo a letto che se non mi chiama lui non lo riconosco. Prego. Però voglio dire, una volta, due volte a settimana un bilancino lo faccio pure io. E mettermi lì a dire, ma ho fatto lo stronzo lì, se poteva far meglio là, ecco, queste cose qui. Questo bilancio di questa sera è un bilancio libero, un bilancio positivissimo, perché non, ripeto, non sono venuto qui a fare una serata, a dare soddisfazione agli impresari, a dire ho fatto tot numero di paganti e queste cose. Sono venuto spontaneamente, come siete venuti spontaneamente voi. È una delle piccole grandi soddisfazioni che un uomo e un artista una volta nella vita riescono a togliersi, di lanciare un messaggio, come quando mi chiami, tu invidi qualcuno a casa, no? Per fare una rimpatriata, alzi il telefono e chiami Ettore, Elvira, Marta, Susanna, tutti gli amici, improvvisamente ti arrivano, so per quanto ancora, perché la solitudine credo che ormai non, se c'hai una bella macchina non basta, se sei solo dentro una BMW sei solo, peggio che a piedi. Però il fatto, capito, ti viene di alzare il telefono e dire vediamo un po' chi mi ama e chiami, quello non può perché c'ha la prostata, l'altro non può perché non può staccarsi dalla presa, che sta lì, dice ma come proprio oggi. Questa sera invece io ho chiamato, voi avete risposto, mi pare che i conti tornano. Un altro di questo trillo di telefono immancabile, e credo che tutto sommato ci dia la misura che malgrado siamo persone e artisti che non sempre siamo compresi, non sempre diamo la misura, quando non siamo compresi, soprattutto quando qualcuno vuole la nostra pelle, quando vogliono non guardare quello che canti, come lo scrivi, come lo interpreti, ma vogliono sapere che colore c'ha le mutande, se sei mai stato con una donna, con uomo, con babbuino, quante volte ti sei inculato una giraffa. Questo non ce ne frega niente di raccontarlo a nessuno, anche perché la giraffa mi ha detto se lo dici non ce l'hai niente. Thank you.
Oh.